Nonostante tutto questo raffreddore che mi continua ad accompagnare, speriamo che mi lasci presto. Parliamo in questo primo video di oggi. Intanto aspettate un secondino. Parliamo in questo primo video di Polonia-Italia di UEFA Nations League. Andiamo subito sulle probabili formazioni. Ovviamente partiamo dai padroni di casa, Bologna che si dovrebbe schierare con un 4-3-1-2, Szczęsny in porta, Berezinski, Glik, Bednarek, Reza, Szymański, Koralski, Linetti, Krychowiak, Lewandowski e Milik. Invece per quanto riguarda l'Italia dovrebbe essere un 4-3-3, probabile formazione Donnarumma tra i pali, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Kane, Immobile e Chiesa. Invece dando uno sguardo a quella che è anche lo spazio bookmaker secondo le quote è non molto favorita l'Italia. Quote importante però 1,83, 1,87, 1,85, il pareggio 3,50, 3,55, 3,70, la vittoria della Polonia 4,50, 4, 4,35, 4,15, 4,40. La classifica però al momento dice che l'Italia è in testa, una vittoria e un pareggio in ordine, prima il pareggio in casa contro la Bosnia 1-1, poi la vittoria in Olanda per 1-0, Olanda che è seconda a 3 punti, Polonia che è terza a pari punti con l'Olanda a 3, viene da una buona vittoria in casa della Bosnia e Erzegovina per 2-1. Diciamo che questa sera sarà un po' difficile per l'Italia vincere, però un pareggio permetterebbe di fare un punticino. Poi l'Olanda, che vediamo, l'Olanda che giochi in casa della Bosnia, certo proverà anch'essa a vincere, quindi premettendo magari che l'Italia pareggio vada a 5, l'Olanda vinca vada a 6. Però il cammino è lungo e quindi speriamo di fare almeno un punticino. Sentivo a Rai Radio 1 ieri che sono previste 10.000 presenze nello stadio. Zibi Boniek, grande bandiera della Juventus, era un po' preoccupato, però noi ci vediamo a breve per il prossimo video dedicato alle partite di ieri sera di Lega A di basket Serie A1, dove hanno giocato sia la Virtus Bologna che la Fortitudo Bologna. Grazie a tutti, Forza Italia per stasera e alla prossima. Ciao!